Stefatina! Come on! Abgos era un eroe e l'avete lasciato morire. Un eroe per... Consiglieranno l'Indena con gli spazi vacanti. Te lo dico io, usurpatore! Gente scontrosa qui fuori. Eivor, stavamo... Non ti abbiamo visto entrare. Vi siete trovati? Avete smesso di girarci intorno? Sì, io ho trovato Stowe e lui ha trovato me. E eccoci qui, insieme. Siete stati fuori? C'è uno strano fermento nelle strade. Ho sentito le grida. Le morti di Avgos e Frideswyd provocano rabbia. Speriamo che anche la bussola sia tra di loro. Non ne dubito. Ma siamo pronti? È tempo di pensare alla bussola. Riuniamo le informazioni e mettiamole in ordine. Bene. Il tardo è spezzato. L'immonda sanguisuga giace dissanguata. E ora, lupi nell'ombra, attendiamo il maestro d'acque e la sua vendetta per i caduti. Bene, bene. Sembri ispirato dall'idromele di Odino. A cosa pensi, Sto? Sappiamo che la bussola è un marinaio, un capitano franco. E non apprezzerà sapere che il suo scafo ha una falla, per così dire. Con la sanguisuga e la freccia morte reagirà, ma non sappiamo dove né quando. A parte ciò, è un uomo invisibile. Un codardo, a mio parere. Bruciate all'inferno, intendenti! Siamo in trappola! C'è un'altra via d'uscita! La torre! C'è una finestra che non possono raggiungere! Salgo io! Voi cercate un'uscita! Sopravvivere!
piedi! Cerca la tua fine! Da questo inferno! La città dal tetto. C'è una nuova flotta nel porto. La bussola. Bastardo. Se usassimo le spingarde costruite da... potremmo scatenare una pioggia di frecce sugli invasori. E raggiungere le navi. Se mozziamo la testa della bestia, gli uomini dell'ordine saranno vulnerabili. Voglio quelle spingarde dalla nostra. Sono con te, sto. Ai bastioni, dunque. Spostiamole verso il nemico. Comunque vada, questa storia avrà fine. Che Dio guidi le nostre spade e ci protegga. Fa attenzione, mia coscienza. Ci rivedremo presto, perché puoi contarci. Seguimi sui bastioni, Eivor! Non avranno scampo! Siete pronti? È già il cadavere! Thank you.
Avgos e Frideswed hanno peccato di superbia, ma io non sono come loro. Affogherò e brucerò ogni uomo, donna e bambino di questa merdosa città! Grande tanto da guardare un oceano. Bruciare ciò che non puoi possedere. Una scelta infantile. Al diavolo, Lunden.
Boudica ha fatto bene a darla alle fiamme. È un porcile fatto di mattoni. Ma è meravigliosa, avvolta dalle fiamme. Regnerai su queste ceneri ora? Imporrai alla gente i tuoi capricci e i tuoi voleri? Hai molto potere qui. Potere che hai guadagnato. Il mio lavoro a Lundan è finito. Termina con la tua morte. Lundan è solo l'inizio. Il mio ordine può giungere molto più lontano delle tue piccole barche. Non dimenticare, Trigir, amico mio. Un uomo di mare può avere ricchezze e gloria, ma sarà sempre in balia delle onde impetuose. Noi siamo quelle onde. Eccoti qui, il guerriero a cui dobbiamo la nostra fortuna. Come sto? Mezzo annegato e mezzo bruciato? Né l'uno né l'altro. Sangue sulla spada ti dona parecchio. La bussola è morta. Sta a voi seppellire o ricostruire la città. La ricostruiremo. Rinforzeremo le mura, riuniremo le famiglie. E credo che useremo meno legno e più pietra. Sei inopportuno, Erke. Vorrei un momento per pregare. Lo faremo insieme. Ci rivedremo, ma confido che accorrerete in mio aiuto se lo chiedessi. Eri in cerca di un amico qui a Lundan. Beh, mi sì, hai trovati male. E ti meriti questo. Un bracciale d'argento per te, Eivor. Apparteneva a Trigir, prima che me lo donasse. Direi che ora hai il diritto di indossarlo. È un onore, Erke. Lo porterò con orgoglio. Bene, credo sia tempo di tornare da Radvi. Le darò la buona notizia.